Perché è stata filmata. Capitan Bonello, fallisce il tentativo di finale per il Bayern, peccato, vero? Vabbè, ci abbiamo provato. De Poltri oggi davvero scatenati, però voi avete tenuto lo stesso passo. Vabbè, ho giocato per loro io, non per la mia squadra, quindi. Tu ti sei mangiato un gol clamoroso davanti alla porta. Ti hai mangiato, proprio levato la palla dalla porta, quindi. Però peccato, dai. Alla fine è stato un bel torneo per voi, vi siete divertiti? Sì, faremo la clausura. Gran campionato per Santo Stefano Gaetano. Sì, all'anno prossimo capocannoniere, se no legnate. Qual è stata la vittoria più bella per il Bayern quest'anno? Qual è stata la più bella? Rispardavamo. Vabbè, rispardavamo che è stata la prima, quindi era per iniziare bene. Mm-hmm. E poi Benfica per la squadra, non per Gaetano, perché siamo riusciti a vincere anche senza di lui. È stato un caso, non ci riusciamo più senza lui. Per la clausura? Quali sono i programmi? Di certo abbiamo una perdita. Arista? Sì, Mario, fatti inquadrare. Arista, l'ultima partita con i Bayern. Gliel'hai chiamata tu? Sei un attassino, ogni volta dici qualcosa tu. Funziona. No, sei da. Tu, è non vero, è un'altra vero, volta è vero. Oggi perdete. E abbiamo come rimpiazzerete Arista? È colpa sua. Ma no, è colpa. Non lo sappiamo. Non lo sapete? Proprio non abbiamo idea. Ci sarà tempo per vedere un po'. Barberi, vabbè. Tu sei eliminato. Oh. In caso vediamo di mandare di Barberi, poi se no prendete Barberi e Bayer. E non vuole venire Barberi. Ma ha detto non sai quante volte, io ci sto pensando bene. Perché loro sì che ma sono. Ma pensa a Cibonello. No, Dario Trombetta. È spagnolo soprattutto. Spagnolo. Ah, più che altro è che Barberi il nome della squadra l'ha inventato lui. È vero, è vero. Quindi è giusto che venga almeno. Oh raga, mi sono caduti 6 anni che ce l'ho. Mi sono caduti 10 centesimi, qualcuno li ha caduti. Prima che li vedevi. I 10 centesimi. Prima che li vedevi. Prima che li vedevi. I soldi, sta arrivando. Ecco che tira il pallone ancora arrivando. Comunque, e niente, dai, è finita, ora vediamo la clausura che possiamo fare. Va bene, allora ci vediamo per la clausura, eh? Stiamo migliorando i campionati in campionato. Questo è vero, non è un dato di. E alla fine ci proviamo l'anno prossimo. Ok, ciao. Ragazzi, complimenti, raggiungete la finalissima battendo i Bayern e si ripete un'altra bella partita, quella contro i Benfica. Sì. Come la vedete allora? La vediamo che scendiamo in campo e ci aggiungiamo tranquilli. Poi. A rigore. Piero dice che finisce il rigore. Quindi direi qualcosa all'arbitro tu sabato. Finisce comunque, boh, sarà una gran partita. Cioè, noi non penso siamo inferiori a loro, ma nemmeno superiori. Per cui sarà veramente una gran partita. Dipende come girano magari i loro attaccanti, non so chi sono, recupero, Leona. Vediamo come ci mette in campo. Io spero di non giocare in difesa. Però finché c'è un Governale così posso giocare anche in porta. Governale oggi migliore in campo? Ti dov'è? In parola. Migliore in campo. Addirittura hai registrato? Campo. In campo, no, io ho parlato. Gioca in porta, ho parlato sempre male di Bucalo. Oggi Bucalo ha parlato veramente bene. Bravo Carletti. Superlativo. Avreste parlato così tutto l'anno, non Serie A, Champions League, proprio vinta però. Vabbè, ma le partite più importanti ha sempre parato bene. Vedi a Thanatos. Ci ricordiamo quella semifinale. Siero, tu ne sai qualcosa. Anni precedenti sì. Non era più giovane, poi con l'età. Sì, poi è vecchia l'età. Anche Buffon. Giusto la schiena. Ho capito. Vabbè ragazzi, allora in bocca al lupo per la finale. Spero che trionfi anche bel calcio. Sì, ma devo mandare un bacio alla mia piccola che la febbre non poteva giocare. No, ciao ragazzi. Io non ho più capitano. Non ho più capitano. Ciao. Abbiamo vinto anche per lei. Ciao ragazzi, ciao.